Candidamente, podcast attorno al project management realizzato dal branch Lombardia del Project Management Institute, Northern Italy Chapter. Benvenuti a tutti e bentornati per chi già ci ascolta. Sono Cinzia Turi, volontaria del branch Lombardia del Northern Italy Chapter del Project Management Institute. In questo podcast parliamo di uno dei temi che sta assumendo sempre più rilevanza nel panorama economico mondiale, la bioeconomia. Inoltre cercheremo anche di capire quali sono gli impatti sulla nostra attività di project manager. Oggi è con noi Mario Buonaccorso, fondatore del primo blog, in italiano e in inglese, dedicato alla bioeconomia, ilbioeconomista.com, nonché autore del saggio Che cos'è la bioeconomia, scritto a quattro mani con Irene Bagnos Ruiz per Edizioni Ambiente. Benvenuto Mario. Mario, per iniziare ti chiederei una presentazione personale. Sì, benissimo, grazie a tutti, grazie per avermi invitato a questo incontro. Io sono, diciamo, di formazione uno storico, un ex giornalista economico, oggi blogger. Dal 2014 lavoro in un'associazione di imprese che è Assobiotech, occupandomi di temi legati alla bioeconomia e al biotech industriale, e dal 2017 nel cluster nazionale della chimica verde Spring. Grazie Mario. Per entrare nel vivo del tema, riprendo il titolo del tuo saggio, Che cos'è la bioeconomia? Ti chiederei quindi di spiegarci cosa si intende per bioeconomia e quali sono le correlazioni fra bioeconomia ed economia circolare. Sì, beh, innanzitutto lasciami dire, la bioeconomia dal mio punto di vista è la rivoluzione industriale del terzo millennio. Si tratta di quell'economia che utilizza risorse rinnovabili biologiche come input per la produzione industriale, energetica, alimentare, mangimistica, risorse biologiche che provengono dalla terra e dal mare, ma anche rifiuti. In questo senso la connessione col paradigma dell'economia circolare è molto importante e anche con il tema di sostenibilità. Sempre più la bioeconomia, diciamo, utilizza quelli che sono scarti della produzione, sottoprodotti dell'industria alimentare e in un caso, ad esempio, che la strategia sulla bioeconomia dell'Unione Europea aggiornata a ottobre 2018 dia una grande importanza all'utilizzo del rifiuto organico urbano come materia prima per bioraffinerie municipali. Grazie Mario, molto chiaro. Nel saggio, tra le altre, c'è anche un'interessante intervista ad una delle figure di rilievo nello scenario della bioeconomia, Katia Bastioli. Quanto è importante che le imprese prendano ad esempio la sua Novamont? Beh, io personalmente considero Katia Bastioli una vera leader, una delle, diciamo, persone, forse la persona che sta consentendo al nostro paese e all'Europa di avere una leadership nel campo della bioeconomia. Novamont, da questo punto di vista, è un leader nel mercato delle bioplastiche, ma soprattutto per il nostro paese è un chiaro esempio di quanto sia importante credere nell'innovazione e nella ricerca per sviluppare nuovi prodotti sostenibili. Novamont nasce da un centro di ricerche, il centro di ricerche Fertec, costituito a fine anni 80 dentro Monte Edison. Da quel centro di ricerche è nata una società che oggi fattura oltre 200 milioni di euro, dà lavoro a 600 persone, ma soprattutto che porta avanti un modello importante di bioeconomia integrata nelle aree locali con un concetto di bioraffineria appunto integrata nel territorio, perché la bioeconomia parte proprio dalle aree locali ed è una possibilità di sviluppo economico sostenibile molto molto importante. Bene, nella tua presentazione, ci hai raccontato anche che fai parte del cluster nazionale della chimica verde Spring, in particolare nel ruolo di coordinatore. Ci puoi brevemente spiegare quali sono i suoi intenti? Sì, beh, io credo che il cluster sia oggi un modello di associazione molto importante perché dentro Spring ci sono tutti gli attori della bioeconomia italiana. Parliamo del mondo della ricerca pubblica e privata, parliamo di start-up innovative, parliamo di grandi gruppi industriali come Novamont, ma non solo, ci sono altre realtà industriali italiane multinazionali, stakeholder vari. Beh, gli intenti, detto in modo molto, molto semplice e molto veloce, sono quelli di rendere la bioeconomia circolare sostenibile una realtà per il nostro paese, riconoscendo a questo metasettore la capacità davvero di creare
ricchezza, posti di lavoro nei limiti del nostro pianeta. Quindi questo è un concetto molto importante ed è per questo che la bioeconomia è legata sempre di più al tema della sostenibilità. Pensiamo oggi alle grandi sfide che abbiamo davanti in termini di lotta al cambiamento climatico, di lotta alla degradazione dei suoli e tutte le sfide che abbiamo rispetto a una popolazione che aumenta, dove aumenta la domanda di cibo, dove aumenta anche l'invecchiamento e tutti quelli che sono oggi i bisogni che si presentano e che vanno soddisfatti. Ottimo, mi sembra quindi di capire che ci si sta muovendo sempre di più verso un modello anche di business che è attento all'innovazione tecnologica, ma soprattutto alla sostenibilità ambientale. Questo avrà quindi sicuramente un impatto sulle competenze delle persone. Secondo te, quali sono le hard e le soft skills necessarie per occuparsi di bioeconomia e quali gli strumenti di cui è opportuno attrezzarsi? Ma io credo innanzitutto ma questa è una caratteristica che si vede nelle giovani generazioni che si affacciano anche al mondo del lavoro, sia importante essere consapevoli quando si lavora in questo settore di fare qualcosa di importante per se stessi, per il proprio paese. Io credo che ad esempio la bioeconomia sia per l'Italia una grande opportunità di rinascimento industriale, ecco, oserei dire. E da questo punto di vista servono competenze che vanno dalle competenze scientifiche di base, ma anche la grande capacità di gestione del business, di comprendere laddove è possibile recuperare fondi per la ricerca che sono fondamentali. Oggi sempre di più le nostre imprese fanno affidamento a progetti nazionali, ma soprattutto europei che finanziano la bioeconomia. Noi come cluster, ad esempio, facciamo parte della Biobased Industry Consortium a livello europeo, in una partnership privata, pubblico-privata, che vede protagonisti la Commissione europea e l'industria. Abbiamo come cluster, del resto, anche supportato un master, il Master BioCirce, il primo master europeo in bioeconomia dell'economia circolare, proprio per soddisfare i bisogni delle nostre imprese e delle imprese della bioeconomia in generale, che vanno, come dicevo, da appunto competenze scientifiche, ma anche sempre di più di tipo manageriale. Bene, come sai, i nostri podcast sono rivolti in primis alla comunità di project manager. Una delle aree di conoscenza di un progetto è la gestione dei rischi, rischi intesi sia come minaccia che come opportunità. Sulla base delle tue esperienze, quali sono i rischi principali da prendere in considerazione in un progetto di implementazione di un modello di business improntato alla bioeconomia? Beh, diciamo che noi ci muoviamo in un settore che si basa fortemente sulla creazione di filiere integrate nel territorio. Quindi sicuramente il primo aspetto è questo, il rapporto molto stretto con il territorio, la capacità di creare delle filiere. Dall'altra parte c'è tutto un tema anche di autorizzazione nella riconversione, per quello che ci riguarda, di vecchi impianti industriali in nuove bioraffinerie integrate nel territorio. Quindi c'è un forte ruolo dell'attività regolatoria in questo settore, che deve essere consapevole che sempre di più vanno accelerati i processi per consentire riconversioni industriali che significano anche creare ricchezza per il territorio. Do un esempio molto, molto significativo. Quando la Commissione europea dichiara di aspettarsi entro il 2030 un milione di posti di lavoro nella bioeconomia, l'80% di questi sono stati individuati proprio nelle aree rurali. Quindi è evidente che il rapporto stretto con il territorio, la necessità in questo caso di misurarsi su temi di efficienza ed efficacia per i progetti e per il modello di business della bioeconomia sono molto importanti. Grazie Mario. Ti
Siamo quasi alla fine di questo podcast, ma c'è tempo per un'ultima domanda. Generalmente a fine maggio si celebra la giornata nazionale della bioeconomia, quest'anno posticipata a causa della situazione contingente del Covid-19 a settembre, il 24 settembre per precisione. Inoltre, il 15 giugno verrà presentato il rapporto sulla bioeconomia. Ci puoi indicare i 5 passi che un'azienda dovrebbe compiere per diventare sostenibile e circolare? Ah, beh, questa è una bella domanda. Non so se riesco a trovarne 5, se sono 5 o sono magari anche di più. Io penso che per tutte le imprese oggi la bioeconomia, l'utilizzo anche di biotecnologie industriali sia una grande chiave di innovazione di prodotto, innovazione di processo. In una direzione che appunto, come abbiamo detto più volte, è quella della sostenibilità. Io credo che sia importante sempre di più per l'impresa oggi, soprattutto appunto per chi opera nel nostro settore, essere consapevoli di far parte di un network. Nel nostro caso, più che la competizione, prevale lo spirito di collaborazione, quindi si collabora per competere tutti insieme. E quindi questo è, credo, uno dei passi più significativi. Il resto è capire che siamo dentro un sistema che non è solo nazionale, ma è un sistema internazionale. Noi oggi parliamo di bioeconomia, potremmo parlare di bioeconomie proprio per la caratteristica di forte legame con il territorio. Ci sono diverse bioeconomie in giro per il mondo, ma ciò che è sicuro è che i diversi paesi del mondo, che le diverse imprese a livello planetario oggi staranno in questa direzione. E quindi anche in questo caso la collaborazione a livello planetario diventa fondamentale. E come altro passo, beh, io credo appunto, visto che parliamo di un settore fortemente innovativo, il rapporto accademia-industria è fondamentale. Noi abbiamo a livello italiano, per esempio, un'ottima ricerca di base. Il problema è che molto spesso questa ricerca eccellente non si trasforma in nuove opportunità di business. Ecco, forse l'altro passo da fare proprio in questa direzione è quello di rendere applicabile industrialmente l'ottima nostra ricerca per creare nuove imprese e per creare, alla fine di tutto, ricchezza economica, posti di lavoro altamente qualificato, tutto questo è proprio in una cornice di sostenibilità che deve essere certamente una sostenibilità economica, che è una sostenibilità sociale e che sempre di più dovrà essere una sostenibilità ambientale, anche perché sappiamo tutti non c'è un pianeta B. Ottimo Mario, grazie. Anzi, aggiungo che anche lato PMI, il tema della sostenibilità, è un tema di interesse, tant'è che il Forum 2019 del PMI è stato dedicato proprio alla sostenibilità. Mario, ti ringrazio molto per il contributo, ringrazio e saluto chi ci ha ascoltato e a risentirci al prossimo episodio. Grazie a voi. Bene, siamo alla fine. Un grazie ai nostri ospiti di oggi e a risentirci al prossimo podcast, normalmente un'edizione al mese, ascoltabile tramite iTunes, SoundCloud o scaricabile come file dal sito PMI Northern Italy Chapter www.pmi-nic.org. Ricordate di mandarci il feedback di gradimento, istruzioni sempre sul sito del PMI NIC. Arrivederci candidamente!